Corte dei Conti, seminario sulla funzione legislativa regionale. A Palazzo Bastoggi gli interventi in apertura di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, e Guido Carlino, presidente della Corte dei Conti. Assemblee legislative, il presidente Mazzeo, coordinatore per il lavoro e la sicurezza, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Auri Gemma, e il nuovo coordinatore della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative. Eventi, lo spettacolo Gallina Vecchia per una raccolta fondi a favore della Fondazione Ames, lo spettacolo che andrà in scena il 23 febbraio al Teatro Aurora di Scandicci, registra già il tutto esaurito. Il principio di copertura finanziaria e i controlli della Corte dei Conti sulle leggi onerose, riflessioni sulla funzione legislativa regionale. È il titolo del seminario organizzato dal Consiglio regionale della Toscana, dalla Corte dei Conti e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative, che si è svolto nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 febbraio, nel Salone delle Feste di Palazzo Bastoggi. E in questo contesto, come ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il nostro obiettivo è quello di utilizzare al meglio le finanze pubbliche. Noi abbiamo un obiettivo: cercare di utilizzare al meglio le finanze pubbliche per offrire servizi sempre migliori alle cittadine e ai cittadini, senza differenza del territorio in cui nascono e in cui vivono. Per fare tutto questo abbiamo bisogno di un rapporto di leale collaborazione con la Corte dei Conti. Non solo la Corte dei Conti come istituzione che controlla il buon operato dell'utilizzo delle finanze pubbliche, ma anche come istituzione che aiuta a lavorare meglio nella redazione di leggi e di iniziative consiliari. L'ascolto, il confronto, la dialettica tra istituzioni è sempre utile per porre l'obiettivo di migliorare la vita delle cittadine e dei cittadini toscani. Dopo i saluti istituzionali del presidente Mazzeo, l'introduzione al seminario è stata affidata a Guido Carlino, presidente della Corte dei Conti, e a Filippo Vari, membro del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. Ha moderato e concluso Maria Annunziata Rucireta, presidente della sezione regionale di controllo per la Toscana. Sentiamo le parole di Guido Carlino, presidente della Corte dei Conti. L'occasione odierna è un'occasione veramente importante, devo dire, perché la funzione ausiliaria che la Corte dei Conti svolge nei confronti dei consigli regionali e delle assemblee legislative è di particolare significato, perché ci consente di dare un contributo importante per la buona qualità della legislazione regionale. È una materia questa che la Corte dei Conti affronta ormai da diversi anni, quantomeno a livello nazionale. Devo dire che è stata un'ottima intuizione del legislatore quella di aver esteso questa funzione anche alla legislazione regionale sin dal 2012 col decreto legge 174 del 2012. Da allora, quindi sono passati ormai 12 anni, le sezioni regionali della Corte dei Conti svolgono questa funzione che, devo dire, è di grande ausilio nei confronti delle assemblee legislative regionali e mette in evidenza il ruolo collaborativo che svolge in questa materia la Corte dei Conti. Si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'incidente sul lavoro nel cantiere di Via Mariti a Firenze l'assemblea plenaria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che si è svolta nella sala consiliare di Palazzo del Pegaso. Un tema particolarmente sentito che ha portato alla nomina del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, a coordinatore per lavoro e sicurezza della conferenza. L'istituzione del nuovo coordinamento è stata chiesta dal presidente Mazzeo e da Emma Petitti dell'Assemblea dell'Emilia-Romagna, che ieri hanno preso parte al presidio di Via Mariti. Sentiamo le parole del presidente Mazzeo. È stata una giornata importante, una giornata che abbiamo deciso tutti insieme di partire dal ricordo delle vittime, dei feriti, di quella tragica vicenda che scuote la Toscana e il Paese, scuote le sensibilità di ciascuno di noi. Abbiamo scelto di istituire per la prima volta un coordinamento all'interno della conferenza dedicato ai temi del lavoro, della sicurezza del lavoro, perché non si può più morire andando al lavoro.
Il lavoro è dignità e noi abbiamo deciso di non voltarci dall'altra parte. Mi è stato chiesto la responsabilità di coordinare questo lavoro, lo farò insieme a tutti gli altri presidenti, pensando che finché anche solo una persona morirà sul luogo di lavoro, ognuno di noi deve sentirsi parte di quella responsabilità. È stata una giornata intensa, auguri al nuovo e al neoeletto coordinatore, il presidente Aurigemma della Regione Lazio, un augurio di buon lavoro e un grazie per quello che ha fatto al presidente Ciambetti, presidente del Veneto, ex coordinatore della conferenza. È stata anche una giornata in cui noi abbiamo voluto sottolineare alcune questioni che sono al centro dell'agenda politica. Ci confronteremo su tutti i cambiamenti istituzionali che il governo propone. Lo faremo pensando ai ruoli dei consigli regionali, provando a chiedere che si riallinino le finestre elettorali, perché per partecipare, se vogliamo ci sia più democrazia, dobbiamo cercare anche di accorpare, di tenere insieme. Insomma, sarà un lavoro pensando sempre ai cittadini e ponendoli al centro di tutto il nostro dibattito. E sono felice che tutto questo sia avvenuto oggi qui a Firenze in Toscana. Io ho proposto a tutte le assemblee legislative, ma voglio confrontarmi con i presidenti, di sottoscrivere la Carta di Firenze. È un modo con cui noi abbiamo deciso di gestire gli appalti pubblici, con maggiori controlli, con più formazione. Ecco, dovremmo provare a farlo tutti, ma questo è un pezzettino del lavoro da andare a fare nei prossimi mesi. Servono più risorse investite sulla parte della formazione. Noi abbiamo bisogno di personale consapevole, di sapere i rischi sul luogo del lavoro. Insomma, è un lavoro intenso, impegnativo, che ognuno di noi si sente sulle proprie spalle. Durante l'assemblea plenaria sono stati rinnovati organi e coordinatori. Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, è il nuovo coordinatore della conferenza al posto del coordinatore uscente, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Sentiamo le parole del presidente Aurigemma e successivamente del presidente Ciambetti. Sicuramente le assemblee legislative dei consigli regionali sono dei luoghi importanti, luogo dove si legifera, ma soprattutto dove ogni consigliere regionale rappresenta un pezzo del territorio della propria regione e quindi viene rappresentato tutto il territorio nazionale. È un luogo importante perché è luogo di ascolto, è luogo di confronto, luogo di discussione, ma soprattutto è luogo di sintesi. Quella sintesi fondamentale per il bene comune, per l'interesse comune dei cittadini del proprio territorio. Oggi è l'obiettivo di attualità, la qualità e la sicurezza sul lavoro è fondamentale per una nazione democratica, per un paese democratico. Proprio per dar voce e per dare risposte concrete abbiamo deciso proprio questa mattina di creare un coordinamento ad hoc per la qualità e la sicurezza sul lavoro. Anche se la competenza è di carattere nazionale, ci sono tanti temi da affrontare, come quello di poter incominciare a mettere un bollino di qualità sulle aziende che lavorano sul proprio territorio, che corrispondano a determinati criteri, requisiti, ma soprattutto tengano conto di qualsiasi tipo di sistema atto a prevenire incidenti. Noi purtroppo parliamo della sicurezza sul lavoro sempre post. Questo diciamo non fa onore, ci affidiamo sempre alla procura quando invece dovremmo affidarci a delle norme che siano in grado non di reprimere ma di prevenire incidenti come quelli accaduti qualche giorno fa qui a Firenze. Tre anni intensi, tre anni che hanno visto tutte le regioni collaborare per rafforzare il regionalismo italiano, l'abbiamo fatto in varie occasioni, anche in confronti con Camera e Senato, anche con interlocuzioni direttamente col Presidente della Repubblica, quindi veramente un lavoro intenso. E poi ognuno dei colleghi per le proprie competenze e sensibilità, per storia professionale o anche appunto istituzionale, si è occupato di temi specifici, dall'anticorruzione all'antimafia, ai garanti dei diritti, all'Agicom, quindi molte cose di competenza dei consigli regionali e poi anche un coordinamento di attività legislative che ha visto veramente lavorare le assemblee legislative in maniera assolutamente
corale, specialmente, ripeto, per rafforzare il regionalismo italiano, per dare la giusta dignità alle più alte istituzioni democratiche che ci sono in ogni singola regione. Quindi anni intensi, anni anche di rapporti umani che hanno gratificato questo impegno e un bagaglio, appunto, che mi porto a casa di assoluto livello. In una conferenza stampa al Media Center Sassoli a Palazzo del Pegaso è stato presentato lo spettacolo Gallina Vecchia, con gli interventi del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, del consigliere regionale Fausto Merlotti, del presidente della Fondazione Ames Gianni Taccetti e del regista dello spettacolo Alessandro Calonaci. Il Teatro di Scandicci è un punto di riferimento per le iniziative a carattere sociale e anche in questa occasione si registra il tutto esaurito, ha detto il presidente Antonio Mazzeo. Sentiamo. Il Teatro Aurora di Scandicci è un punto di riferimento per le iniziative teatrali della nostra regione. Il terzo tutto esaurito, questa volta parte dall'esperienza di Alessandro Calonaci, dall'esperienza di Maldestro, dalle iniziative che hanno la capacità di saper tenere insieme la cultura del teatro e la solidarietà. È il segno della nostra Toscana, perché iniziative come queste, tese a sostenere chi opera in prima linea per dare risposte alle cittadine e ai cittadini toscani, meritano tutto il nostro applauso. Ringrazio il collega Merlotti per aver voluto questa conferenza stampa qui, che dà il segno di una Toscana che non si volta dall'altra parte, che fa dell'arte, che fa della cultura, che fa del teatro un riferimento da mettere a disposizione anche per iniziative benefiche di solidarietà. Oggi presentiamo in modo adeguato una iniziativa di grande importanza, ha dichiarato il consigliere regionale Fausto Merlotti. Sono contento e ringrazio il presidente Mazzeo, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, per l'attenzione che sempre mette in questo genere di iniziative, valorizzandole, partecipando e consentendo anche, come dire, una presentazione adeguata a quello che è lo spirito dell'iniziativa e l'impegno. L'Unione fa cultura, cioè attraverso il teatro, attraverso la rappresentazione della compagnia Maldestra, che ringrazio per la disponibilità che sempre dimostra in questo genere di occasioni, noi insieme a associazioni presenti sul territorio, ma ricordo lo SPCGL, ricordo l'Auser, ricordo la sezione Sociocop di Scandicci, il Teatro Aurora stesso, la compagnia Maldestra, ecco, tutti insieme si riesce a coinvolgere la cittadinanza. Ricordo che questa iniziativa ha il sold out per venerdì sera 23 al Teatro Aurora a scopo di beneficenza, perché poi l'obiettivo è mettere insieme delle risorse importanti che consentano l'acquisto di macchinari utili all'ospedale Torre Galli San Giovanni di Dio, che è l'ospedale di riferimento non solamente per Scandicci, Le Signe, per il quartiere 4 di Firenze, ma per tanti tanti cittadini e cittadine. E quindi questo è un obiettivo importante, le persone partecipano nella consapevolezza di avere una serata di svago, si sta insieme, si condivide, diciamo, un percorso culturale, si fa anche due risate con la compagnia Maldestro, e quindi nella, come dire, scelta e condivisione di un momento di rilassamento e di divertimento insieme ai propri cari, amici, in famiglia, al tempo stesso si ha la consapevolezza, dicevo, di partecipare ad un obiettivo importante, che è quello di fare beneficenza ad un luogo importantissimo, simbolo per il territorio, quale appunto il San Giovanni di Dio. Quindi ringrazio anche tutto il personale medico, i primari, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, le OSS, tutti coloro che consentano a noi cittadini di poter avere un luogo, come dire, di sicurezza per la nostra salute e la nostra sanità. Tutti gli anni, da quando ho assunto la direzione del teatro, realizziamo uno spettacolo una cui parte del ricavato va in beneficenza, ha detto il regista teatrale Alessandro Calonaci. Noi tutti gli anni, da quando abbiamo preso la direzione del teatro Aurora, abbiamo accettato questa direzione, tutti gli anni in cartellone facciamo uno spettacolo e parte dell'incasso va a un'associazione, a una fondazione che ha a che fare con la sanità, con l'aiuto alla comunità, della nostra comunità, di Scandicci e Le Signe. Questa volta è toccata alla fondazione presieduta dal
dottor Taccetti, persona a me assai cara, e vedete, va in parallelo perché questa è la chiusura di una trilogia ideale che noi abbiamo fatto, io e la mia compagnia ho fatto, sulla lingua drammaturgica toscana, che è partita 3 anni fa con la locandiera di Goldoni, che tanto ci ha dato soddisfazione, ricevendo anche premi importanti alla Biennale di Venezia, il premio regia. Abbiamo continuato con Luigi Del Buono Stenterello e chiudiamo con il Novecento, con questo capolavoro di Augusto Novelli. Non poteva andare in parallelo che con un'esigenza che la nostra comunità ha. Quindi noi sposiamo sempre questi progetti. Ringraziamo il Signore che il popolo risponde, e risponde con numeri incredibili. Questo ci dà tanto orgoglio e tanta soddisfazione. La nostra associazione promuove la formazione dei medici, la conoscenza culturale e la filantropia, ha detto il presidente dell'associazione AMES e medico Gianni Taccetti. Ha come scopo la fondazione quella di agire su 3 macro aree importanti. Una è a livello culturale e scientifico, promuovendo quelle che sono la formazione dei medici, i medici di medicina generale, medici ospedalieri e anche universitari, facendo 2 eventi culturali patrocinati e organizzati completamente da noi. L'altro macro area è una macro area legata all'aspetto umanistico, perché siamo nel contesto fiorentino, quindi non è possibile non conoscere e sviscerare la nostra città nei luoghi un pochino più reconditi, un pochino più sconosciuti da quelle che sono le grandi masse. E la terza macro area è la filantropia. La filantropia però è una filantropia, diciamo così, inversa, e l'esempio è costituito appunto da questo acquisto di un ecografo finalizzato all'apertura di una attività ambulatoriale che è quella degli accessi venosi vascolari. Chi vive in ospedale ha proprio la necessità di avere un team costituito da medici e da infermieri che è specializzato nel posizionamento e nella gestione di questi presidi, che sono fondamentali nella gestione appunto dei pazienti complessi come sono i pazienti nel nostro ospedale. Abbiamo formato un'associazione, l'Unione Fa Cultura, ha detto Fabrizio Panchetti, segretario SPI CGL di Scandicci. Noi insieme alla Compagnia Maltestro, all'Hauser di Scandicci e ai soci Hoppe abbiamo formato un'associazione che è l'Unione Fa Cultura. Cosa fa l'Unione Fa Cultura? Praticamente cerca di fare delle manifestazioni culturali sul territorio. Insieme alla Compagnia Maltestro ormai è anni che facciamo circa 2 volte l'anno delle commedie, in cui i ricavati vanno tutti in beneficenza, come ha spiegato giustamente il Calonaci quest'anno per l'acquisto dell'ecografo. In altre cose aiutiamo delle associazioni che fanno il volontariato, che fanno sul territorio di Scandicci. Quest'anno abbiamo fatto Gallina Vecchia va a Pombrodo, la prima a Teatro Aurora, e abbiamo un successo enorme, non ce l'aspettavamo nemmeno noi, perché essendo facendo il pieno da 2 settimane, la gente ci continua a venire nelle sedie a chiedere biglietti, forse si sta pensando anche di fare una replica, ora vediamo. Inoltre facciamo durante l'estate, facciamo delle commedie per l'estate scandicese, questo è un po' il nostro fare.